Sì, miei amici e amiche, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Sana Dottrina Cattolica, che ci sta in questo tempo, ecco, portando dentro il cuore del mistero più bello, più grande, più importante, più profondo della nostra santa fede, che è il mistero dell'Eucaristia. Ecco, la puntata precedente portava come titolo come partecipare alla santa messa, che è la cosa più grande, la cosa più bella, la cosa più sublime e senza dubbio che esiste per noi sul pianeta Terra. Abbiamo visto che la messa è un'operazione completamente divina, è un atto di Cristo, certamente è realizzata poi concretamente dagli uomini, quindi dal sacerdote celebrante, ma anche da coloro che partecipano alla Santa Messa. Ecco, spero di aver detto, adesso purtroppo la mia memoria è sempre un po' ballerina di questi tempi, e raccomandato, ecco, che anche ai fedeli è chiesto di partecipare alla Messa in maniera piena, attiva e consapevole. Il Novus Ordo della Santa Messa, ecco, prevede, ecco, una forma di partecipazione dei fedeli diversa dalla messa antica. La messa antica chiedeva il grande sforzo, diciamo così, orante, di una grande partecipazione interiore, scusate, la parte centrale della Santa Messa, quindi tutta quanta la preghiera eucaristica era detta completamente in segreto dal sacerdote, quindi c'erano ampi spazi di lunghi silenzi che non erano dei vuoti, d'accordo? Erano da riempire con la propria orazione, quindi con il farsi presenti al Calvario, l'unirsi alle sofferenze di Gesù, amare Gesù nell'atto di offrirsi per noi, pregare con il cuore, eccetera. Ora, nella messa del Novus Ordo, la partecipazione è anche una partecipazione appunto attiva, che richiede di partecipare rispondendo al sacerdote, recitando alcune preghiere, anche per chi svolge un ministero nella Santa Messa, specialmente i lettori, e devono farlo bene perché tutti concorriamo a fare in modo che la celebrazione sia per quanto possibile, per quanto sta in noi, certamente, degna del cielo, degna del celebrato. Ecco, evidentemente noi facciamo quel poco che possiamo. Ho concluso la volta scorsa con qualche riferimento alla Santa Comunione, importantissimo riferimento alla Santa Comunione, raccomandando la preparazione, raccomandando il ringraziamento, ricordando, ecco, che la maniera migliore, ove possibile, specialmente in questo tempo complicato, diciamo così, che stiamo vivendo, è ricevere la Santa Comunione in ginocchio e in bocca, se possibile, raccomandando anche di fare un buon discernimento, eventualmente un dialogo con i propri pastori, qualora in questo tempo ci fossero delle difficoltà nell'accostarsi alla Santa Comunione. Insomma, non esistono problemi che non sono risolvibili in questo mondo. Ecco, basta stare tranquilli, stare calmi, pregarci sopra, vedere quello che è concretamente possibile. E poi, in base alle circostanze concrete, trovare una soluzione. Volevo, non so, ricordo se l'ho detto, a proposito dei gesti esteriori, che nel nuovo Missale, nel notante del nuovo Missale, c'è scritto chiaramente, come già in precedenti documenti della Chiesa, che chi si accosta alla Santa Comunione rimanendo in piedi, comunque riceva l'Eucaristia in bocca o dove consentito, in mano, deve fare un gesto di riverenza, cioè un inchino profondo. E questo bisogna comunque ricordarlo, perché quando anche si optasse, diciamo così, per forme che appaiono, almeno da un punto di vista esteriore, meno espressive dello spirito dell'adorazione, questo non deve e non può mai mancare. L'adorazione interiore non può mai mancare.
E quell'esteriore, per quanto, ecco, ridotto al minimo, ci deve stare, quindi non fare nessun gesto esterno di adorazione non si può. Sta scritto nel pronotanda del Messale appena uscito, quindi della nuova traduzione, quindi non me lo sto inventando io. E sappiamo bene che le norme liturgiche della Chiesa bisogna osservarle sempre e tutte, non solo quelle che ci piacciono, ecco, anche quelle che ci piacciono un pochino di meno. E vale per tutti. E questa sera volevo un po' completare, ecco, il discorso sull'Eucaristia, sia appunto riprendendo alcuni aspetti della Santa Comunione, sia andando all'ultimo aspetto fondamentale, ecco, credo che almeno tre catechesi per questo grande sacramento erano doverose, che è il rapporto personale con Gesù Eucaristia, che si esplica soprattutto in quell'atto del tutto peculiare di noi cristiani, che è l'adorazione a Gesù Eucaristia. Sia quando Gesù Eucaristia è esposto, soprattutto quando è esposto, ma anche quando, pur non essendo esposto, rimane nei nostri tabernacoli, nelle nostre chiese, ad attendere la nostra visita, la nostra adorazione, il nostro amore. Soprattutto lui sta lì, certamente anche per ricevere, ma come sempre fa, perché Gesù è fatto così, soprattutto per dare e per darci molto. La storia della salvezza nell'Eucaristia, questo dramma assume delle tinte abbastanza drammatiche, dal momento della creazione in poi, perché abbiamo cominciato purtroppo subito molto male con il peccato originale. Dicevo, la storia della salvezza è nient'altro che la storia di un Dio innamorato dell'uomo, desideroso e pronto a dare all'uomo ogni bene, e l'uomo che disgraziatamente, sciaguratamente, sfortunatamente, mettiamoci l'appellativo che vogliamo, ma si chiude alla grazia di Dio. I suoi doni non li vuole, non li calcola, non li apprezza, non li stima, non li considera, non li prende. Come dire, è un dramma se uno ci pensa. Noi certamente sappiamo che la perfetta beatitudine e felicità dell'Altissimo non può essere compromessa da nessun ente creato, nemmeno dalla nostra ingratitudine. Quindi grazie a Dio che sia così. Tuttavia, specialmente stante a tante cose che in parte traspaiono già dai Vangeli, già chi è stata a messa oggi e ha ascoltato il Vangelo di Gesù respinto a Nazareth, proprio tra quelli che voleva più bene, da quelli a cui voleva più bene, respinto, non ha potuto fare grandi cose a Nazareth, non ha potuto portare grandi benefici a coloro a cui forse ci teneva un pochino di più. Non credo che sia un'eresia pensarlo o dirlo, perché Gesù ha vissuto appieno la nostra condizione umana. È chiaro che noi abbiamo un affetto particolare verso i nostri connazionali, si spera, ancora di più verso i nostri conterranei, nei piccoli centri si chiamano compaesani. È normale che sia così, così come più andiamo a restringere il nucleo di appartenenza fino ad arrivare alla famiglia, più certamente il tasso di affetto e di amore aumenta, è normale, cioè è ovvio che sia così. Quindi fa più male non poter fare del bene a quelli a cui vuoi più bene. E Gesù questo lo ha vissuto, anche nella sua vicenda umana, come traspare dai Vangeli. Soffrendone, Gesù ha pianto su Gerusalemme, prima della passione. C'è il Dominus Flevit, si ricorda anche il luogo in Terra Santa dove avvenne questo episodio, registrato dai Vangeli. E Gesù cosa dice? Se avessi anche tu conosciuto la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. È un dramma.
Ecco, nell'Eucaristia, dicevo, questo dramma acquista tinte ancora più dolorose. Se uno conosce le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù, se uno ci pensa, che cosa sono le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù? Le rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù sono un grido accorato di Gesù di supplica, diciamo così, all'uomo che accolga il suo amore sgorgante dal suo cuore e che trova nell'Eucaristia, cioè la sede, come dire, principale per antonomasia. Il miracolo eucaristico di Lanciano, adesso hanno fatto anche le analisi, insomma, no? La carne in cui si è trasformata ormai da più di 1000 anni, quell'ostia ancora esposta alla pubblica adorazione dei fedeli, appartiene alla membrana del cuore, al pericardio. Quindi parlare di cuore di Gesù o parlare di Eucaristia è quasi interscambiabile, perché il cuore è l'organo dell'amore. E se uno conosce le rivelazioni del Sacro Cuore, fondamentalmente è una grande, come dire, e accorata richiesta al Signore: ricordatevi di me, prendetemi in considerazione, guardate quello che ho fatto per voi, lasciatemi fare del bene, d'accordo? E se possibile ricambiatelo, perché insomma Gesù non è un pezzo di ghiaccio, cioè noi diciamo nel nostro parlare comune, amor che annulla amata ma perdona. Santa Teresa di Gesù Bambino aveva scritto da qualche parte, in qualche appunto, amore con amor si paga. Gesù purtroppo spesso e volentieri non è riconosciuto come fonte dell'amore e tantomeno è ricambiato. Allora, l'adorazione eucaristica, il nostro rapporto personale con Gesù Eucaristia, è il luogo, la sede privilegiata anche per noi, per poter vivere, come dire, una profonda relazione personale con Gesù. Molti di voi sanno che sto in contemporanea con questo ciclo di catechesi sulla sana dottrina cattolica, che ha un pochino il compito di aggiornare, se vogliamo, antiche catechesi sui 10 comandamenti e sui 7 sacramenti. C'è un altro ciclo di catechesi che è appunto dedicato alla conversione, alla guarigione, alla liberazione della persona. Quando si arriverà in questo ciclo alla parte terapeutica, quindi perché c'è una parte insomma esplorativa, conoscitiva, per entrare un po' dentro noi stessi e vedere quello che accade e quello che è accaduto in noi, quindi per fare un pochino una diagnosi e capire i nostri mali, e dopo che hai capito i nostri mali, chi te li cura e come ti vengono curati? Allora, non ci sono molte altre vie oltre a quelle che la tradizione della Chiesa ci ha insegnato. C'è la via della preghiera, c'è la via dei sacramenti, ma tra i sacramenti c'è soprattutto la via dell'Eucaristia. Non soltanto con la messa, non soltanto con la comunione, ma con la comunione ben fatta e con l'adorazione ben vissuta. Cioè, noi il contatto con Gesù, cioè Gesù quando guariva i lebbrosi, quando ha guarito l'emorroista che gli ha toccato il mantello, no? Realizzava sempre un contatto reale, un contatto tangibile. È necessario entrare in questo contatto con lui per poter essere guariti e liberati. Cioè la nostra vita interiore è fortemente dipendente e condizionata dal rapporto che noi abbiamo con l'Eucaristia e da come abbiamo imparato a entrare in relazione con Gesù e Eucaristico. È importantissimo. Quindi veramente la nostra vita cristiana vale tanto quanto vale il nostro rapporto con l'Eucaristia. Quindi questa sera vorrei approfondire un po' questi aspetti fondamentali della nostra vita di... della nostra vita eucaristica. Ok? Quindi, riprendendo la Santa Comunione. Il primo momento, a mio avviso, in cui imparare ad avere un profondo contatto con Gesù, Eucaristia,
è il tempo successivo alla Santa Comunione. Qualcuno si lamentava anche in diretta con i commenti della scorsa settimana. Ah, ma nella mia parrocchia mi chiudono subito la chiesa e mi sbattono fuori. Dico. Allora, numero uno, io credo che sia sempre possibile, purché lo si faccia nel debito modo, insomma, no? Quindi con amore e con carità e con dolcezza e con rispetto, andare dal proprio pastore e dire: mi scusi padre, ma dirlo con tanta umiltà, non andare subito, come dire, aggredendo, giudicando, pensando dentro il cuore: ma guarda, se io devo andare a chiedere una cosa, lui dovrebbe dare a me buon esempio, dovrebbe stare lui un'ora in chiesa a fare ringraziamento e appena finita la messa se ne scappa e io mi sbattono fuori e devo andare a chiedere l'elemosina. Se tu vai in questo modo, a parte che non va bene, perché noi non dobbiamo mai prendere queste strade, mai assumere questi atteggiamenti e mai assumere queste posizioni che non ci rendono somiglianti al nostro Maestro. Cioè, supponiamo che la Madonna si trovi in questa condizione, con tutto l'amore e il rispetto che lei ha per le persone. Come l'andrebbe a dire al parroco la Madonna questa cosa? Io penso personalmente, e credo di non essere troppo lontano dal vero, che la Madonna con estrema umiltà andrebbe proprio quasi a pregare, a supplicare con amore e con dolcezza, trovando delle parole meravigliose, il parroco, dicendo: mi scusi padre, io la vorrei supplicare, insomma mi piacerebbe tanto, dopo la comunione, stare un po' di tempo in preghiera, che per gentilezza può lasciare la chiesa aperta, oppure può dire al sagrestano: se mi lascia restare, poi la tiro io la porta, la chiudo dopo. Io so di persone che hanno ottenuto questo dai pastori. Non è una cosa molto diffusa oggi, perché dobbiamo anche pensare che perché, è come dire, sono invalse queste prassi, perché se nella quasi totalità delle chiese, ma scusatemi, no, cioè finita la messa se ne vanno tutti, cosa succede? Che se è sera si instaura l'abitudine, tanto se ne sono andati tutti, chiudiamo, anche per ragioni di sicurezza, no? Immaginate se in una parrocchia, in un giorno feriale, cioè, ma pensate per esempio anche nei giorni feriali, ma quanta gente va a messa nei giorni feriali? Io so per certo che ci sono parrocchie presiedute da alcuni miei confratelli che, se non c'è un'intenzione di messa segnata in un giorno feriale, devono celebrare la messa privata, d'accordo? Perché non c'è un'affluenza di popolo tale, cioè la celebrano la messa parrocchiale, ma non c'è nessuno. Quindi, cioè, quando noi entriamo in questi orizzonti, questo io vorrei tanto fare una preghiera a chiunque ascolta in diretta o in differita queste cose, no? Deponiamo, proprio per amore a Gesù Eucaristia e per amore al nostro Maestro, stili e modi di fare che non sono consoni. Vai con tutta umiltà a dire: scusi padre, sarebbe possibile, ma io non c'è, mi faccio enorme difficoltà, come dire, può darsi anche che succeda, per carità, ma faccio enorme difficoltà a pensare che un confratello possa opporre un diniego inesorabile a una richiesta di questo genere fatta con dolcezza, con amore e con rispetto. Io faccio tanta difficoltà, insomma, no? Quindi, e teniamo presente che tante cose brutte che noi vediamo in giro, siamo un pochino tutti quanti responsabili di questo, ripeto, cioè è vero che l'educazione dipende dal pastore, d'accordo, ma è vero anche che dove il pastore non ci sta, ci sono comunque tante, non ci sta, ci sta, ma magari non trova tempo, non trova modo, ci sono tante fonti di conoscenza, tanti modi per sapere, no? Allora, tu immaginati se in una chiesa, terminata la messa, 20 persone rimangono a pregare in silenzio. Ma quella chiesa non sarebbe mai chiusa dopo la celebrazione. Ma ripeto, siccome nella stragrande maggioranza dei casi, insomma, io prima di diventare prete sono stato un giovanotto, sono stato un seminarista, sono stato in giro, io non vedevo mai tutta quanta questa grande zelo. E è un peccato
un peccato non in senso morale, no? Ma in senso, come dire, esistenziale, enorme, perché le grazie che si sprecano, cioè Gesù, quando noi l'abbiamo ricevuto dentro il nostro cuore, dopo la comunione si instaura questa cosa del tutto peculiare, cioè Gesù è dentro di me, nel mio cuore, è fuori di me nel tabernacolo. Quindi c'è questa, come dire, sorta di doppia super presenza. Quindi è il momento del dialogo, è il momento della preghiera profonda, è il momento dell'imparare ad accogliere l'amore di Gesù, ad amare Gesù, a ricevere tutto quello che lui ha da darci, a parlarci, a fare di tutto e di più. Lì bisogna dare libero sfogo al nostro cuore, cioè è chiaro che la preghiera è qualche cosa da vivere, almeno all'inizio, nell'orizzonte della fede. Noi non abbiamo un contatto sensibile. Però se questa cosa, come in tutte le cose, si fa con costanza, tante volte l'ho detto, le prime volte che una persona comincia a fare il ringraziamento, per esempio, dopo la comunione, è un po' come un bambino quando un bambino impara a camminare, non cammina subito, all'inizio va attaccato con le manine ai genitori, poi annaspa, zampetta, poi comincia a muovere, si tiene in equilibrio con le mani, poi piano piano, piano piano, piano piano. Allora, la vita interiore è la stessa cosa, cioè non è che la prima volta che fai a fare il ringraziamento all'Eucaristia entri in estasi e vedi Nostro Signore, no. Probabilmente le prime volte starei uno un pochino in difficoltà, non sai come muoverti, non sai forse manco che dire, non sai neanche che dirgli al Signore, non sai che fare. Allora all'inizio, come dire, uno si aiuta per cominciare, come dire, a muoversi, no? Entrare un po' in rodaggio con un ausilio, con le preghiere che tanti santi hanno scritto di ringraziamento all'Eucaristia. Si trovano anche online la preghiera di San Tommaso, la preghiera di Sant'Ambrogio, la preghiera di diversi papi, ci sono le preghiere di Sant'Alfonso, che sono delle preghiere molto profonde, molto toccanti, quella di Sant'Ignazio, molto molto devote, che se uno le recita con calma, quindi tanto non ci abbiamo fretta, con attenzione, cominciano a, come dire, a instradare il tuo cuore verso l'orazione amante e adorante, o l'adorazione orante e amante, o l'amore orante e adorante, la stessa cosa, che è questo quello che si vive davanti all'Eucaristia. E se si è costanti e perseveranti, cioè io ragazzi vi dico, so per certo che esistono persone, qualcuno potrebbe anche, come dire, fare un salto sulla sedia, che se sono certe che assistendo alla messa non possono almeno per un pochino di tempo, non dico un'ora che sarebbe proprio il top, ma almeno un quarto d'ora, fermarsi e non portarsi a spasso Nostro Signore, quindi, e non dargli almeno quel piccolo ricambio di amore immediato, non la fanno proprio la comunione. Io credo, certamente, non è che questo è un dogma di fede, ma se la motivazione è questa, quindi piuttosto che ricevere Gesù e non dargli neanche una piccola attenzione, oggi faccio la comunione spirituale, certamente una volta si può fare, si può fare sempre, no? Però per questa volta faccio la comunione spirituale con questa motivazione, io non lo so se una scelta del genere sia da condannare o da biasimare, c'ho qualche dubbio. Quindi la prima cosa da fare, da imparare per quello che riguarda l'adorazione, è il tempo immediatamente seguente alla Santa Comunione. Io dico da sacerdote, se mi posso permettere, come dire, da compagno di cammino, vorrei fare anche, no? Da amico, da compagno di strada, ecco, da sacerdote perché, come dire, sono ministro dell'Eucaristia, no? Quindi proprio dal Signore, deputato, incaricato di parlarne ai fedeli e di suscitare, di invitare le persone a
rapporto di amore sponsale con Gesù che si dà a noi nell'Eucaristia. Ma lo dico anche veramente da amico, nel senso da persona che vuole bene a chi ascolta queste cose, anche se non l'ho mai visto, anche se forse non lo vedrò mai in questa vita, ma siamo tutti quanti fratelli nel Signore. Quindi un'anima in quanto anima, già per questo nel cuore di un sacerdote ha un posto privilegiato, è un posto degno d'amore, perché per quell'anima Gesù ha versato fino all'ultima goccia di sangue. Però per il bene che ti porto, fratello e sorella mia, in quanto anima, ti dico, prova a pensarci. Non ti far scappare queste cose qui. Questa sera ho fatto un'omelia, insomma, che è un pochino vertente sulla base della lettura di oggi, sul pericolo di perdere tante grazie. Io credo, penso, opinione mia personale, che nel tempo che è molto difficile non fare di purificazione post mortem, quindi in purgatorio, speriamo che il Signore ci consenta di farlo qui, almeno parlo per me, molto difficile sfuggirvi completamente. Io credo che molto da piangere ci sarà per le grazie sprecate o per le grazie perdute. E credo che molto da piangere ci sarà per le occasioni perse di fare il pieno di grazia davanti a Gesù Eucaristia e di dargli anche tutto quanto il ricambio di amore a Gesù Eucaristia che egli non merita, di più, stramerita. Questo credo che sia importante tenerlo nel cuore. Quindi, in primis, si comincia da qui. Poi l'adorazione. È importantissimo che le chiese, e su questo c'è una grande responsabilità anche da parte di noi parroci, abbiano dei luoghi o comunque sia preservato un ambiente che consenta a un fedele che vi entra di potervi pregare in santa pace. Perché la preghiera fatta davanti a Gesù Eucaristia, quindi fatta davanti al tabernacolo, a parte il fatto che in pochi sanno, ma lo dico io, insomma, che mezz'ora di adorazione continuata al Santissimo Sacramento, anche non esposto, fa acquistare, ovviamente a chi sta in grazia, l'indulgenza plenaria. Quando la Chiesa dà un'indulgenza plenaria, anche per quelli che ci credono poco alle indulgenze, non dovrebbero, perché le indulgenze fanno parte della sana dottrina cattolica e non possono essere messe nel dimenticatoio. Ma se anche tu ci credessi poco, gli dessi poca importanza, cerca di capire però che se per una certa preghiera o pratica la Chiesa dice ti do l'indulgenza plenaria addirittura, vuol dire che se tu stai in grazia e c'è la condizione del distacco dell'affetto dal peccato anche veniale, per quella cosa lì è azzerato il purgatorio. Questo significa l'indulgenza plenaria, dette proprio in parole povere. È difficile che dentro di noi ci siano le condizioni interiori che ce lo facciano proprio a girare del tutto, però in sé quell'opera ha annessa la possibilità di acquistare un'indulgenza plenaria. Cosa ti sta dicendo la Chiesa? Che questa cosa è molto importante. Lo stesso Santo Rosario, che è sempre indulgenziato, ha l'indulgenza plenaria solo in due casi. Se si recita in chiesa, anche in solitario, oppure se si recita in comune. Quindi, cosa ci fa capire questa cosa? Che recitarlo in chiesa, il rosario, ha un valore aggiunto. E perché? Perché in chiesa c'è l'Eucaristia, perché in chiesa lo preghiamo davanti al Signore, davanti alla sua divina presenza. Ora, è vero che Gesù è presente dappertutto, che Dio si trova dovunque, non facciamo i discorsi un po' banal qualunquistici delle persone che sono un pochino credenti all'acqua di rosa. Ma io non lo prego Dio dentro casa, mica c'ho bisogno di andare in chiesa, Dio si trova dappertutto, o no? Certo che Dio si trova dappertutto, chi l'ha mai di... cioè, non c'è bisogno di andare in chiesa per trovare il Signore, cioè, il Signore lo trovi dovunque. Lo trovi nel tuo cuore, lo trovi nella tua camera, lo trovi in tutte le creature che le ha fatte tutte quante lui e la sua divina volontà la puoi trovare dovunque.
Attenzione però, quindi quando la Chiesa parla dell'Eucaristia e quindi della presenza reale di Gesù, dice che nell'Eucaristia, almeno in questo mondo, la presenza di Dio raggiunge un top, un culmine. Per capirlo posso dire una cosa, cioè Dio ci circonda, adesso Dio, a me che sto parlando, cioè è dentro di me, è intorno a me, mi vede, mi guarda, è presente in tutte le cellule del mio essere perché le ha create Lui, però io non me ne accorgo, ne accorgo. Come hanno detto i classici e i grandi santi, deve esistere, come dire, secondo il nostro modo di pensare, noi lo chiamiamo un luogo, forse non è neanche tanto adatto, però dobbiamo anche trovare dei termini per farci capire, insomma, no? È chiaro che come percepisco io adesso Dio, mica la stessa cosa di come lo percepiscono i santi in paradiso. Questo è ovvio, questo qui, no? Quindi la visione di Dio faccia a faccia ce l'hai soltanto in paradiso, quindi c'è la visione della divina essenza. Quindi, ma come, ma Dio non sta dappertutto? Sì, sta anche qui, ma sta qui in maniera diversa da come si trova in paradiso. Ecco. Allora, qui in questo mondo è chiaro che Dio sta dappertutto. Dio è presente in tutte le cose per potenza, presenza ed essenza, ma che dire, quando Gesù stava sulla terra con la sua santissima umanità ipostaticamente unita alla seconda persona del Verbo, ma scusate, cioè lì c'era una presenza, come dire, personale di Dio attraverso la santissima umanità, cioè chi entrava in contatto con Gesù toccava proprio Dio in persona, non è un dici, ma che allora non stava dappertutto? Sì, ma lì ci stava in sommo grado. Quindi il contatto con la divinità raggiunge in questo mondo un vertice dove nell'umanità creata di Gesù Cristo, unita ipostaticamente, ripeto, alla sua persona divina. Ora, nell'Eucaristia però, ciò che c'era quando Gesù era sulla terra c'è ininterrottamente oggi. Credo di aver già detto la volta scorsa, se non l'ho detto lo dico adesso, se no ripetita iuvant, che come ha egregiamente ribadito a suo tempo il Papa San Paolo VI nella Mysterium Fidei, allora, quando si parla di Gesù Cristo, che si dice nel Catechismo, se lo dice anche nel Catechismo Sacro Decimo, dov'è adesso Gesù Cristo? La risposta esatta è: in quanto Dio, come il Padre e lo Spirito Santo, è presente in tutte le cose per potenza, presenza ed essenza. E questo lo sappiamo. Ma in quanto Dio è uomo, quindi il Verbo incarnato, è alla destra del Padre e in tutti i tabernacoli del mondo, senza nessuna differenza. Cioè non c'è differenza sostanziale da Gesù seduto alla destra del Padre e la sua presenza in un tabernacolo. C'è soltanto la differenza nella nostra percezione sensibile, perché l'umanità di Gesù non la vediamo, non ci possiamo entrare in contatto diretto come era quando lui stava sulla terra, ma è lui. Allora, certo che Dio sta dappertutto, ma domanda: se tu potessi parlare come stai udendo me a quattro occhi con Gesù, potessi abbracciarlo, potessi toccarlo, è la stessa cosa che pregarlo in camera tua? Non credo che nessuno di noi direbbe tanto. E nell'Eucaristia però questo c'è. E l'Eucaristia è anche, come dire, la prova per antonomasia della nostra fede. Ecco perché c'è il mistero della fede dopo la consacrazione. Tu ci credi che se vai davanti al tabernacolo stai veramente davanti a Gesù, come se stessi in cielo, e dico come se stessi perché dobbiamo capirci, ma in realtà tra il tuo stare davanti al tabernacolo e gli angeli che contemplano il Verbo incarnato alla destra della potenza di Dio, come disse lui nel Vangelo, non c'è nessuna differenza. Cioè, vi ricordate quando Gesù fa la risurrezione di Lazzaro, no? Che dice: io sono la risurrezione e la vita.
Credi tu questo? Nel Vangelo di San Giovanni. Crediamo noi questo? Crediamo noi questo? Allora, c'è qualcosa di più importante di questo? Credo di aver raccontato da qualche, sicuramente in qualche circostanza, non vorrei averlo detto la settimana scorsa, insomma, se no facciamo veramente il bis della catechesi della settimana scorsa, no? Ma San Giovanni Paolo II, tra i tanti aneddoti, se ne raccontano due. Un giorno in aereo stava recitando, non lo so, i Vespri o Liturgia delle Ore, non so nemmeno se sia in aereo, adesso ho l'informazione. Comunque gli dissero: padre, è arrivata una comunicazione di un fatto gravissimo, importante e urgente. Lui stava pregando i Vespri. Gravissimo, importante e urgente. E allora continuiamo a pregare. Capite, no? Perché dice, ma adesso devi interrompere i Vespri e deve occuparsi di questa cosa. No, proprio perché è gravissimo, importante e urgente, chiamo a fare i Vespri, finiamo di farli come Dio comanda, pregando anche per questa intenzione. Io, se mi raccontarono, poi queste sono cose che mi hanno raccontato, io le racconto così come mi sono state dette da persone che ritengo credibili, quindi sono cose edificanti, quindi certamente non saprei dove andarle a provare. Si può pienamente credere, se vogliamo, speriamo. Credo che fosse sempre San Giovanni Paolo II, senza credo, aveva celebrato la messa e stava facendo come sempre il ringraziamento. Non so quale capo di Stato lo stava aspettando per poterlo incontrare, ma siccome si prolungava un po', c'era, diciamo così, qualche monsignore che fremeva un po', diceva: sta aspettando il presidente, adesso non mi ricordo, il presidente degli Stati Uniti, il presidente della Francia, non mi ricordo, insomma, no? Questo, quanto ci mette sto papa a finire sto ringraziamento? Quindi sta un po' sulla graticola, dopo un po' si fa coraggio, bussa e dice: scusi santità, c'è il presidente, adesso facciamo finta che sia degli Stati Uniti, che la sta aspettando. Dice: il presidente degli Stati Uniti? Ah, ma io qui sto dinanzi al re dell'universo. E il presidente degli Stati Uniti si aspetta altri 5 minuti, non succede niente, insomma, no? Io sto davanti al re dell'universo. Allora, teniamo presente, guardate, 100% sicuro. Noi, quando ci mettiamo in testa di fare qualcosa di buono, comincia il finimondo. Difficoltà, problemi. Il diavolo si mette di traverso, d'accordo? Sul ringraziamento, sull'adorazione, su qualunque cosa, no? Cioè, questo è notorio, il nostro Signore però lo permette questo qui, spesso e volentieri, ma dobbiamo capire perché lo permette. Io dico sempre alle persone: solo nella prova si vede quello che sei. Allora, quanto è importante davvero per te Gesù Eucaristia? Cioè, per tenerti lontano dal ringraziamento, dall'adorazione, quanta fatica deve fare il diavolo? Cioè, deve fare una cosa grossa, tipo che va a fuoco la casa, oppure basta semplicemente, appunto, che c'è qualcuno che ti sta aspettando e tu, per non contrariarlo, dici vabbè, quanto? Ho deciso di andarmene un pochino in chiesa a pregare, ho deciso di andare all'adorazione parrocchiale, quanto ci vuole per farti cambiare idea? Cosa basta? Capite, no? Pensiamo al libro di Giobbe, così capiamo anche tante cose. Che cos'è il libro di Giobbe? Il libro di Giobbe di fatto è una sfida, una provocazione. Giobbe passa tutti i guai che ha passato. Perché? Perché il diavolo andava a dire al nostro Signore, dice: Giobbe, dice, hai visto che santo che è Giobbe? Come mi serve? Come mi teme? E il diavolo gli risponde: come te serve e come te teme. E te credo, l'ha riempito di grazie, l'ha riempito di beni, c'ha un sacco di soldi, c'ha un sacco di case, c'ha un sacco di bestiame, c'ha delle perle di figli, una moglie d'oro, che deve fare? Cominciamo a fare un po' di piazza pulita e poi vediamo se continua a essere così devoto, così santo, così... E Giobbe la prova la supera. Capite? Quindi
noi dobbiamo stare per certo che se ci mettiamo in testa di stringerci a Gesù Eucaristia, il diavolo ci metterà i bastoni tra le ruote, 100%. Nostro Signore lo lascia fare perché con l'aiuto della sua grazia noi possiamo lottare e vincere. Ma cosa ha fatto Gesù per noi? Quanto siamo stati importanti per noi? Cosa ha dovuto superare per la nostra salvezza? E noi per lui, e questo ce lo dobbiamo chiedere, non essere noi che vogliamo fare il moralista o andare a mettere dei lacci nelle coscienze, ma tu per Gesù, ma che hai fatto? Io per Gesù, che ho fatto per dimostrargli il suo amore? Quali attestazioni vere gli ho dato? Autentiche. Dolorose, che hanno comportato anche dei sacrifici, grossi magari. E questo no, questo poi ci portiamo dietro, capite? Cioè quando andremo davanti a lui, noi ci portiamo dietro questo. E non è la stessa cosa presentarsi davanti al Signore avendogli mostrato e dimostrato con i fatti. I fatti, contro i fatti non c'è argomento. Che lui è importante, che io gli sono grato, che lo accolgo tutto quello che mi ha dato, che per quanto sta in me cerco di non farlo passare. Certo, un giorno mi posso sentire arido come un pezzo di ghiaccio e mi rimango lì davanti all'Eucaristia e dico: Signore mio, non so manco che dite, cioè oggi proprio non parte la preghiera, non va, mi sento che voglio, mi dispiace, d'accordo, ti offro questa aridità totale, ti offro questo nulla, rimango qui, magari mi aiuto con qualche preghiera vocale per quel giorno, ma rimango qui per te, oggi non ci sto per me, non sento nessuna consolazione, non sento nessuna cosa, sto qui solo per te. Dov'è che noi guariamo? Cioè, se tu fai un buon percorso, diciamo così, anamnetico, cominci a renderti conto che ti porti dietro tante ferite, tante paure, tanti blocchi, tante frustrazioni, tanti rimorsi, tanti pesi nel cuore, c'hai tanti scheletri nell'armadio, d'accordo? Degli errori che non ti perdoni, delle stupidaggini che hanno causato dei danni agli altri, e purtroppo quei danni ormai sono prodotti e tu non puoi tornare indietro, però ne senti il peso. Ma come ne usciamo? Bisogna prendere tutta questa cosa e cominciare a portarla tutta quanta a Gesù. Non è un modo di dire, questa è una cosa che si fa dentro la preghiera profonda, dentro il dialogo con Lui, dentro il rapporto a cuore, e questa è una cosa che si impara facendola. Cioè, tutto gli dobbiamo portare, ma proprio portarglielo, perché Gesù attende, cioè la nostra volontà deve fare un gesto. Signore mio, io sto ferito, mi fanno tanto male, io non ci riesco a medicarmi da solo, non riesco, non ce l'ho il balsamo, ci provo, ma quella cosa sanguina, me lo metti tu un po' di balsamo, ci fai una carezza, gli dai un bacio a quella ferita, me la chiudi in modo tale che io possa rinascere, non possa più fare tutta quanto una serie di scelte balorde perché mi sanguina quella ferita e cerco in qualche modo qualche toppo, qualche palliativo che mi faccia, come dire, lenire un pochino quel dolore profondo, ma tanto rimane lì perché è passato il palliativo, dopo ricomincio a soffrire e dopo devo andarmi a cercare qualcun altro. E chi ci guarisce da queste cose? Nessuno, né lo psicologo, mi si perdoni, io li voglio bene i psicologi, né gli psicoterapeuti, ma qui parlo pure, né il padre spirituale, né il confessore. Cioè, il padre spirituale e il confessore possono dirti: vai, come si dice, ite ad Iosef, si diceva una volta, vai da Gesù, io mi riprendo i pesi tuoi, nel senso che li porto con te, prego per te, se posso darti qualche buona parola, qualche incoraggiamento, qualche buon consiglio, volentieri, ma io non sono Gesù, io non ti posso guarire ferite, non lo posso fare,
non lo possiamo fare nessuno di noi. Ma chi ti guarisce c'è, solo che ci devi andare. E non una volta, e non due volte, e non tre volte. Cioè, questa è una cosa che deve diventare abituale, un'esigenza. Si guarisce con ore, 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 ore passate davanti a Gesù Eucaristia. In forma comunitaria, in forma individuale, in pubblico e in privato. Non è una bacchetta magica, cioè anche l'Eucaristia non è una bacchetta magica. Io ho sempre tanta paura di tanti fedeli che cercano le bacchette magiche, la soluzione al problema. Qualcuno dice: che padre, mi dà una dritta per entrare a vivere nel regno della divina volontà di Dio? Io, ma che dritta te devo dare? Adesso non c'entra per questo ciclo di catechesi l'argomento della divina volontà, proprio per farvi tanto capire. Dico, che, cioè, quale scorciatoia ti posso dare? Cioè, se il nostro Signore, per parlare di questa cosa, ci ha messo 40 anni per 36 volumi, ma ti pare che c'è qualche dritta? Ce l'avrebbe data lui, no? Certamente ci sono delle cose basilari che bisogna mettere in campo per cominciare a muoverti. Ma io la bacchetta magica, anche se ci ho fatto 1000 catechesi su questo argomento, forse non lo so, non ce l'ho. Non credo che ci sia. Se c'è qualcuno più esperto e più santo di me che ce l'ha, mi contatti, me la dia pure a me, che quotidianamente faccio la mia quotidiana fatica per cercare di entrare nel regno del divino volere, ma non c'è. Il segreto di ogni riuscita interiore è la costanza e la perseveranza. Cioè, da questa legge, l'essere umano, fino a quando sta sul pianeta Terra, a meno che non ci sia qualche intervento straordinario del Signore, qualche spinta, lui le può sempre fare queste cose. Ma noi non dobbiamo mai, quando pensiamo e quando ragioniamo, pensare presupponendo o desiderando o auspicando lo straordinario. Noi dobbiamo sempre muoverci dentro l'orizzonte ordinario. Allora, adorare Gesù personalmente. Ma io non c'ho tempo, guarda. Numero uno, nostro Signore vede sempre il cuore. Le persone che hanno dei doveri evidentemente grossi non possono stare le giornate o le intere dentro una chiesa, perché dopo sapete che purtroppo la volontà umana va sempre a combinare danni. Cioè, quindi non ci puoi stare tutta la giornata in chiesa, ma non ci sta neanche in monastero tutta la giornata in chiesa, perché anche in monastero bisogna lavorare, non si può stare tutto il giorno in cappella. Allora, quello che si può, quando si può, cioè il Signore vede quello che tu puoi, conosce meglio di te i tuoi impegni e le tue responsabilità e vuole che li adempi bene, ma sa anche quanto amore tu hai e in base a quell'amore quanto tempo riesci a trovare per questa cosa così bella e così importante, che è una cosa che è il massimo regalo che puoi fare a te, ma è anche una cosa che Gesù tanto desidera e tanto attende, perché gli dai, numero uno, la gioia del tuo amore di creatura. Gesù lo vuole il nostro amore, lo desidera, lo brama. E brama ancora di più farci tanto bene, darci tante belle cose, ma dobbiamo andarle a prendere. E con i canali che lui ha aperto. Cioè, una delle cose tanto brutte, cioè, che io credo che non sia tanto difficile arrivarci, no? Cioè, chiudiamo i discorsi sull'Eucaristia. Se uno non va a messa, sta dicendo al nostro Signore che questa che è la sua invenzione più grande e più bella, lui non la ritiene importante. Ne può fare a meno. È chiaro che chi fa questo non si rende conto, ma ci rendiamo conto della bestialità oggettiva che un tale atteggiamento dice? Tu stai dicendo che nella sua infinita sapienza e onniscienza Dio ha pensato una cosa che non serve a niente, perché tu lo puoi fare tranquillamente a me. Capiamo? Non si
può pensare in questo modo. I sacramenti della Chiesa sono sette, non sono né tre, né quattro, né cinque, né otto, e quelli li dobbiamo prendere. Dobbiamo crederci. I comandamenti della Chiesa, vedremo, sono dieci e bisogna osservarli. I comandamenti della Chiesa, i comandamenti di Dio divulgati dalla Chiesa, ci sono anche i precetti della Chiesa che sono un'altra cosa. Quindi noi dobbiamo stare a quello che lui ha stabilito e prenderlo. Ci vogliamo chiedere, ma che sta a fare Gesù dalla mattina alla sera dentro il tabernacolo? Che sta a fare riposta all'oste tutto il tempo lì dentro? Cioè, sì, per portare le malati agli anziani, non ci picchia però, eh. Le malati agli anziani, cioè, è un po' poco. Quindi andiamo a fare il pieno delle grazie con i mezzi che Gesù ci ha chiesto. Credo che la volta scorsa, ultimo passaggio sulla Santa Comunione, no? La Chiesa auspica che la Santa Comunione si faccia frequentemente, anche tutti i giorni, certamente, purché ci siano sempre le debite disposizioni. Io ricordo, scusate se lo cito un'altra volta, però questo è un po' il mio pane quotidiano, quindi vogliate perdonarmi, no? Negli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta ci sono dei passaggi bellissimi dove Gesù dice che quando una persona, potendo fare la comunione, quindi avendo tutte quante le disposizioni interiori, la grazia di Dio, la preparazione, la coscienza di chi si va a ricevere, non la fa, dà un dolore immenso a Gesù, perché gli tarpa una possibilità di godersi l'anima che lui ha creato e riempirla dei suoi beni e sentire, come dire, dal di dentro, da questo contatto sacramentale. Noi dobbiamo inventarci qualcosa, insomma, per esprimere queste cose, l'amore di quell'anima. Il rapporto con l'Eucaristia dovrebbe essere questo, deve essere questo, non dovrebbe. Si può vivere questo? Sì che si può. Dall'oggi al domani forse no, ma se tu cominci a credere davvero, come dice la Chiesa, che non c'è, tutto il bene spirituale della Chiesa sta nell'Eucaristia. E se non siamo tutti santi da altare è perché non abbiamo ancora un buon, autentico, profondo e sincero rapporto con l'Eucaristia in tutte le sue dimensioni, con la messa in primis, con la comunione in secondis e con l'adorazione di Gesù in terzis. Quindi c'è poco tempo? Guarda, passi davanti alla Chiesa, te lo dico io di fare, passi davanti alla Chiesa, apri la porta, vai davanti a Gesù, con la manina gli fai ciao Gesù, fai una bella genuflessione, poi gli lanci un bacetto, tutte quante le cose, come si fa tra bambini, gli dai un bacetto e glielo lanci e gli fai così con la mano. Tu prova a fare questa cosa, poi se ci incontriamo in paradiso ne riparliamo tra 100 anni. Mi direi, Don Leonardo, ho fatta quella cosa, sapessi quanto è stato contento Gesù quando sono morto, poi me l'ha fatto vedere, me l'ha detto, gli ho dato retta, dammi retta su questo, dammi retta. Se questo puoi fare, questo vale più di 50 veglie notturne di preghiera fatto da chi c'ha tanto tempo a disposizione. Quando non abbiamo grosse quantità, curiamo la qualità. Non facciamo i furbetti, perché Dio vede il nostro cuore, perché se possiamo curare anche la quantità, curiamo anche la quantità. Su questo l'amore c'è sempre da guida, senza mai trascurare i doveri. Non fate fare a qualche parroco zelante, non costringetelo a dare a qualche donna un po' troppo pia, ecco, il caldo invito di stare un po' di meno in chiesa, un po' di più in casa, prima che il marito la butti dalla finestra, d'accordo? O i figli, insomma, facciano i diavoli a quattro. Quindi questo è ovvio, perché ci abbiamo sempre il nostro sano e santo, quando è soprannaturale, buon senso.
Se nel cuore amiamo e vogliamo amare Gesù Eucaristia, troveremo tempo e modo per tutto. È chiaro che se questo amore dentro il cuore non c'è, anche una piccola difficoltà, prima dicevo, quanto ci vuole per tenerti lontano dalla messa, dalla comunione, dall'adorazione? Quanto si deve sforzare il diavolo? Quanto? Quanto? C'ho il raffreddore, non mi sento bene, non esco, sta domenica non vado a messa. Il catechismo dice che se c'è una necessità grave sei scusato. Sarà una necessità grave questa? Boh, insomma, non lo so. Capito? Mo c'è sta il Covid. Ma con i contagi qua, la chiesa non è un posto sicuro, a destra e a sinistra, me la seguo da casa, me la vedo in televisione. Vedi? Ci basta poco, no? Quindi, perché se uno è tanto innamorato di Gesù, non fa il pazzo, quindi osserva tutte quante le prescrizioni che dalle varie gerarchie di ogni qualità, di ogni tipo ci vengono, ma non si priva del contatto con Gesù Eucaristia, no? No. Va bene. Il Signore mi perdoni se, come certamente è stato, non sono stato all'altezza di parlare adeguatamente di un così grande mistero, e soprattutto mi perdono ancora di più se attraverso queste parole non ho suscitato in qualche cuore il desiderio di stare di più e meglio con Gesù Eucaristia, che è il cuore, il centro e il culmine della nostra vita interiore. La mia benedizione a tutti e a tutti chi ha seguito la diretta una santa notte, e a tutti anche chi seguirà la differita. Dio sempre vi benedica, la Madonna vi protegga, e sia sempre tutto a maggior gloria di Dio e per il trionfo del cuore immacolato di Maria.